giorno partirò, l'ultimo viaggio, e ti deluderò perché non avrò avuto coraggio. Un giorno partirò verso l'ignoto, ma ti raggiungerò, troverò un modo per farmi sentire con poche parole in una canzone, e ti spezzerò il cuore, ti spezzerò il cuore senza una vera ragione, una vera ragione. Credo ci sia qualcosa di meglio, e credo a questo poi a quello, forse non uso il cervello, ancora credo a quello che non vedo, io come se fossi cieco, nego, mi spezzo ma non mi spiego, leggo. Un giorno partirò all'avventura, forse sarò lassù, oltre la luna, distante dal mondo, dalla materia, dal tempo. Un giorno partirò, l'ultimo volo, andrò dove non è mai stato l'uomo per capire chi sono, se c'è qualcosa di buono oltre l'ozono, e ti spezzerò il cuore, ti spezzerò il cuore senza una vera ragione, una vera ragione. Credo ci sia qualcosa di meglio, e credo a questo poi a quello, forse non uso il cervello, ancora credo a quello che non vedo, io come se fossi cieco, nego, mi spezzo ma non mi spiego, leggo. Credo ci sia qualcosa di meglio, e credo a questo poi a quello, forse non uso il cervello, ancora credo a quello che non vedo, io come se fossi cieco, nego, mi spezzo ma non mi spiego, leggo. E ti spezzerò il cuore, ti spezzerò il cuore senza una vera ragione. Cari amici, avete appena ascoltato una canzone bellissima di Mitum Fasil. Fasil, uno dei singoli più recenti della nostra amica cantautrice Mitum. Ma ora siamo di nuovo qui per parlarvi di una cosa molto curiosa, ma nello stesso tempo molto interessante, perché è una cosa reale che sembra assurda, ma in realtà è tutto vero, per cui a tutte orecchie, perché qui a Radio Puggini On Air siamo pronti per andare nello spazio, esplorare nuovi orizzonti e portarvi notizie sempre più incredibili e affascinanti. Vi parleremo di un'avventura gastronomica che vi lascerà senza fiato. Il primo ristorante di lusso nello spazio. Eh sì, proprio così. Molti di noi, tra cui compreso me stesso, potrebbero pensare, io lo sto pensando, certo io non posso permettermi nemmeno di andare al ristorante normale, figuriamoci quello di lusso, figuriamoci nello spazio. E poi io che non amo molto viaggiare nemmeno in aereo, insomma, ho un po' paura dell'aereo, figuriamoci
anche se dovessi andare fin sullo spazio solo per andare a mangiare, non so come che appetito avrei, ma vediamo questo ristorante molto particolare. Immaginatevi un viaggio di 6 ore sopra la terra all'interno di una navicella a forma di pallone, mentre gustate piatti eccezionali creati dallo chef danese Rasmus Munk, insignito di 2 stelle Michelin per il suo ristorante Alchemist di Copenaghen. Questa l'esperienza unica che propone la compagnia di viaggi spaziali di lusso Space VIP. Il costo per questa avventura da sogno, secondo voi, quale potrebbe essere, insomma, questo pranzetto al ristorante nello spazio? Niente meno che 450.000 euro a persona. Esatto, 450.000 euro a persona. Un prezzo che sicuramente forse non è alla portata di tutti, ma garantirà un'esperienza indimenticabile. Fatemi sapere nei commenti sotto al nostro video qui su YouTube se qualcuno di voi può permettersi questa cenetta. Magari ci fa sapere, magari se prova questa esperienza, ci fa sapere anche com'è stata, perché non sappiamo a chi chiedere. E non conosco amici che possono permettersi questa cena straordinaria, ma voi nei commenti sicuramente potrete raccontarci tutto, perché sicuramente ci sarà qualcuno di voi che ha fatto questa esperienza o la sta per fare, quindi ha qualcosa da condividere. Come no, sono moltissimi coloro che possono permettersi una cena e un viaggetto da 450.000 euro. Per cui aspetto i vostri commenti, a prescindere dalle battute, aspetto davvero i vostri commenti sul nostro video su YouTube. Vi invito a guardare anche le altre puntate qui di Radio Pugino Nair, ad ascoltare la mia musica, ma andiamo avanti, perché abbiamo detto sì, questo costo insomma è un costo importante, direi, e il viaggio si svolgerà a 30.000 metri sul livello del mare su un veicolo spaziale chiamato Spaceship Neptune, progettato dalla startup Space Perspective con sede in Florida. Si tratta di una capsula pressurizzata, naturalmente, perché altrimenti sarebbe difficile anche mangiare a 30.000 metri sul livello del mare, e questa capsula pressurizzata è sollevata da un pallone riempito di idrogeno, un'alternativa innovativa ai tradizionali razzi. Durante il viaggio, i fortunati passeggeri potranno indossare tute spaziali su misura realizzate dalla prestigiosa casa di moda francese Ogier, mentre ammirano lo spettacolo dell'alba sulla curvatura terrestre. Cioè, dare queste notizie mi sembra davvero di essere in un'epoca nel futuro, non lo so. Forse sto viaggiando nel futuro e non me ne sono accorto, e forse tutti noi stiamo viaggiando già nel futuro ma non ce ne siamo accorti. A rendere ancora più straordinaria questa esperienza sarà il menù preparato dallo chef Munk, con piatti raffinati e prelibati che faranno da cornice a questa avventura unica nel suo genere. Certo, io mi aspettavo dei piatti alieni come minimo, però saranno piatti invece terrestri. Space VIP ha già ricevuto un grande interesse, sembra, da parte di clienti qualificati pronti a vivere questa esperienza unica e indimenticabile, e quindi sembra ci siano dei clienti, nonostante poi, a parte i soldi che servono. E poi mi sembra difficile che qualcuno scelga di andare da solo
a fare questa avventura, per cui probabilmente non sono soltanto 450.000 euro. Ecco, se ti porti un compagno o una compagna, sicuramente sono 900.000 euro già. Insomma, se porti tutta la famiglia, dipende dalla famiglia se è numerosa o no. Quindi anche se si è ricchi non è così semplice, magari, cioè se si è molto ricchi sì, ma sono pochi quelli così ricchi da poterselo permettere, immagino. E nello stesso tempo ci vuole anche, insomma, bisogna anche stare in un buono stato di salute, immagino, non è che prendi e parti, vai nello spazio a quell'altezza, così, senza almeno aver fatto dei piccoli test sulla tua salute. Vabbè, diciamo che Space VIP ha già ricevuto un grande interesse, ma voi cari ascoltatori fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete interessati, casomai doveste diventare miliardari, magari milionari, sceglierete o no di fare questa esperienza. Cosa ne pensate di questa nuova frontiera del mondo e nel mondo del lusso e dell'avventura e dello spazio? Vi lascereste tentare da una cena nello spazio? Fatecelo sapere. Continuate a seguirci qui su Radio Puginio Ner per scoprire tutte le ultime novità e curiosità dal mondo della cultura, del gusto, dell'avventura, dello spazio, dell'attualità e della musica e tanto altro. Ora torniamo appunto alla musica, perché ogni viaggio ha la sua colonna sonora, e per caso così la regia mi suggerisce ora di presentarvi la prossima canzone che ascolteremo, che per caso, vi giuro per caso, perché sono scelte a caso le canzoni, ascolteremo uno dei miei ultimi singoli che si intitola Nel nostro futuro. Cerco un posto nel mondo. Cerco un posto nel mondo che sia soltanto mio. Cerco un posto nel mondo che mi faccia dire addio. Ai chilometri in macchina per venire da te. Alle ore al telefono per poi non star con te. Che pare anche mi piace, neanche ti piaccio tanto. Non mi stacco da Insta, dai tuoi occhi soltanto. Quando ridi e mi dici che non saremo amiche, ma va bene così. Sì, va bene così. Sì, va bene così. Sento fragile, ritorno in me. Perché mi fai impazzire quando pensi di voler partire. Non mi sembra vero, non ci rivedremo. Non mi sembra vero, non ci rivedremo. Non mi sembra vero. Cerco un posto nel mondo dove poter fermare la mia mente che da te mi vuole portare. Volevi una foto, un ricordo di me, una canzone d'amore, un banale cliché. Ma nuoto di rimorsi nelle poesie in versi che non ho mai scritto per te. Perché amo solo i ricordi scritti sopra gli accordi, desideri in sospeso e perché. E va bene così. Sì, va bene così. Sento fragile, ritorno in me. Perché mi fai impazzire quando pensi di voler partire. Non mi sembra vero, non ci rivedremo.